L'attuazione di un movimento o la movimentazione di un carico avvengono grazie ad una catena cinematica studiata ad hoc in funzione dell'applicazione. Nel caso illustrato, vediamo una guida lineare, la cui attuazione avviene tramite un'opportuna combinazione tra motore, riduttore e giunto meccanico. In maniera estremamente sintetica, possiamo affermare che il motore ha il compito di produrre la coppia richiesta, il riduttore di adattarla allo scopo e il giunto di trasmetterla alla guida lineare. Proprio su quest'ultimo elemento vogliamo focalizzare la nostra attenzione. In termini meramente pratici, la difficoltà maggiore è associare un dispositivo corretto al progetto in corso. Un primo passo utile a semplificarsi la vita è determinare la tipologia del carico. Un'applicazione, la cui cinematica è tranquilla, permetterà di formulare considerazioni semplificatorie, quindi con calcoli di più facile manipolazione. Al contrario, nel caso in cui il regime fosse caratterizzato da intense e repentine accelerazioni, dovremmo valutare modelli matematici ben più complessi. In questa prima parte prenderemo in considerazione solamente il regime statico e tutte le valutazioni ad esso associate. La scelta del dispositivo passa attraverso una comprensione delle possibili sollecitazioni a cui quest'ultimo può essere sottoposto. Isoliamo quindi il giunto e osserviamolo nel contesto tra motoriduttore e carico. Le forze agenti sul giunto possono essere di tipo assiale se lungo la direzione di rotazione, radiali se sono invece ortogonali a quest'ultimo. Altre tipologie di sollecitazione possono intervenire sul normale funzionamento. Ad esempio, un carico flettente potrebbe piegare il giunto, distorcendone la geometria iniziale. Tutti questi carichi, persino le torsioni assiali, possono essere indotte non solo da un normale lavoro di collegamento, ma anche da problematiche di disallineamento, dettate da un montaggio non corretto o da gravose condizioni operative. La scelta è sicuramente subordinata alle sollecitazioni, ma non vanno trascurati altri elementi. Dovremo quindi fare i conti con limitazioni da imporre alla coppia trasmessa, agli ingombri di installazione, alla precisione richiesta, costi e così via. Nel panorama dei giunti disponibili a commercio troviamo diverse soluzioni, che spesso però sono un compromesso tra le varie problematiche che devono essere risolte. L'elenco riportato mostra solo alcuni tipi di giunti, venduti molte volte con diciture diverse o con opzioni o dettagli costruttivi che identificano ed enfatizzano proprietà aggiuntive, come dimensioni ridotte, innesti rapidi, morsetti scomponibili e altro ancora. Districarsi fra i produttori non è sicuramente una cosa facile. Se non abbiamo vincoli di capitolato o altre restrizioni, la scelta dovrebbe avvenire in funzione della conoscenza del prodotto oppure del rapporto con l'assistenza tecnica del fornitore. Prendiamo in esame un'applicazione in cui la scelta del giunto rimane l'ultimo punto in sospeso. Nello specifico abbiamo una tavola girevole movimentata tramite un motore brushless e riduttore. Per questione di praticità ipotizziamo note la coppia del carico in uscita e in entrata alla tavola e supponiamo inoltre che la coppia generata dal binomio motore-riduttore sia adeguata al carico stesso. Tra i dati a nostra disposizione abbiamo la coppia nominale e massima del motore e il rapporto di trasmissione del riduttore. Tutti i dati sono in linea con le considerazioni semplificative qui riassunte. Essendo il problema formulato in un regime di moto con accelerazioni trascurabili, possiamo calcolare che la coppia massima in uscita al riduttore è pari al prodotto del rapporto di riduzione per la coppia massima del motore. Il giunto da scegliere dovrà avere una coppia nominale maggiore o uguale a quella del riduttore. Diamo un'occhiata al codice del giunto e vediamo le informazioni in esso contenute. La prima parte identifica la tipologia costruttiva,
in questo caso con elastomero. La seconda definisce la taglia e quindi la coppia nominale massima trasmissibile, il terzo la lunghezza fisica d'aggiunto, il quarto la tipologia di elastomero inserito e gli ultimi due il diametro in ingresso e in uscita aggiunto. In conclusione, quando affrontiamo la scelta di un giunto, dobbiamo capire in prima istanza il tipo di moto in gioco, stimare la coppia a cui soggetto e poi considerare gli altri parametri che ne determinano geometrie, tecnologia di funzionamento e tipologia di montaggio. Come sempre, grazie per la visione e arrivederci con Automazione Industriale.